virologi. In realtà sono un intervento molto breve perché purtroppo solo ieri abbiamo saputo che il dottor Calvello non poteva essere con noi, quindi vi faccio vedere semplicemente due slide per introdurre la seconda parte di questa giornata, perché fino adesso abbiamo parlato della sismicità indotta come fenomeno di studio dal punto di vista sismologico e geologico. Ovviamente, come avete visto anche per il progetto che vi ha presentato Tony Stabile, a noi interessa passare alla pericolosità e al rischio, perché dire viene un terremoto sostanzialmente è un po' riduttivo. Quello che ci interessa è capire quanto questo terremoto è pericoloso e soprattutto quanto è pericoloso in un contesto come quello della Val d'Agri. E quindi avevamo chiesto alla Regione di presentare un quadro sintetico di quello che è lo stato di avanzamento del programma nazionale rischio sismico in Basilicata, che fa parte di quelle buone notizie che in quanto tali nessuno sostanzialmente conosce, però grazie alla protezione civile, al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che si è molto impegnato su questa cosa, da alcuni anni in Italia esistono una serie di ordinanze che forniscono finanziamenti per la messa in sicurezza di edifici pubblici e di edifici privati. È sicuramente una cifra bassa e che serve solo ad una qualche percento del fabbisogno nazionale rispetto, poi ve ne parlerà più diffusamente Angelo Masi per darvi un quadro di qual è la situazione della vulnerabilità degli edifici, però è qualcosa che si sta facendo. Quindi anche i privati hanno potuto accedere a finanziamenti che vedete riportati in questa tabella. Stiamo parlando di alcune centinaia di migliaia di euro che sono già state liquidate dalla Regione con un numero di interventi ammesso al finanziamento di circa 200 edifici privati in Regione, chiaramente edifici che vengono selezionati sulla base di una serie di criteri, prevalentemente anche quello che è l'impatto di questi edifici sulla sicurezza generale dei luoghi dove esistono, quindi l'incrocio dell'unica via di accesso che porta a un paese, è chiaro che quello viene considerato come un edificio sul quale intervenire principalmente. Ci sono edifici, questa ordinanza, diciamo, è un programma nazionale finanziato con poco meno di un miliardo di euro in tutta Italia e che è iniziata appunto dal 2012, andrà avanti per 7 anni e poi non si sa appunto se verrà in qualche modo rifinanziata. Ovviamente sarebbe opportuno che lo fosse, anche perché capite bene che si tratta di anche interventi a sostegno dell'economia, perché di fatto si dà con questi interventi di ristrutturazione la possibilità a un settore come quello dell'edilizia di non consumare ulteriore suolo, ma di intervenire invece per mettere in sicurezza quello che già abbiamo come patrimonio edilizio. L'altra cosa che volevo far vedere, siccome faccio parte della commissione regionale sulla ricostruzione sismica, proprio recentemente la Regione Basilicata ha messo online i risultati del primo anno, poi siamo già al terzo anno di attività, quindi numerosi comuni della Regione Basilicata, anzi ormai praticamente con questa annualità le microzonazioni di primo livello, quelle più qualitative, quelle più semplici, saranno completate per tutta quanta la Regione. I dati sono pubblicamente accessibili e, cosa molto importante, visto che c'è qua il nuovo presidente dell'Ordine dei geologi, che ringraziamo per essere intervenuto, è la disponibilità di queste date per tutto quello che si dovrà fare in futuro. Il fatto adesso si possono avere, vedete, i sondaggi, le prove geofisiche che sono state fatte, sono state tutte quante caricate, quindi un domani che si deve intervenire in questi comuni c'è già una base dati informativa che è pubblicamente disponibile, e soprattutto questo nell'ottica di una progettazione a risposta sismica locale che dovrebbe essere il futuro sostitutivo, diciamo, delle semplici classi di suolo. Quindi la Regione Basilicata credo che sia una delle prime ad avere i dati già online, disponibili pubblicamente, e tra le altre cose mi fa piacere citare il fatto che è una delle due regioni che è stata menzionata recentemente, forse avete letto la notizia sulla stampa, come una di quelle che ha già esteso questi studi alla percentuale più consistente del proprio territorio rispetto ad altre regioni italiane, quindi da questo punto di vista la Basilicata è sicuramente molto, molto avanti. Mi spiace nuovamente che l'ingegner Calvello non sia potuto venire per portarvi tutti gli altri dati, io vi faccio vedere solo queste due cose per dirvi si sta lavorando per la riduzione del rischio sismico, e quindi negli interventi successivi cercheremo di farvi vedere come la percezione del rischio sismico e gli interventi per la mitigazione del rischio sismico si coniughino con la conoscenza della presenza della sismicità indotta in un'area che ha già i suoi notevoli problemi di sismicità naturale. Penso, Enzo, che ho fatto recuperare un po' di tempo. Grazie.